ragazzi, io mi trovo lungo la via Faustiniana perché vorrei andarmi a fare il fosso dell'Acqua Raminga fino a Ponte Sant'Antonio. Qualche giorno fa il mio amico youtuber David Pelei ha fatto un video di tutto il fosso dall'antico mulino, dalla zona della fabbrica di fuochi d'artificio fino al ponte. Oggi volevo farvi vedere un itinerario alternativo che permette di spezzare i due trekking oppure eventualmente arrivare giù al fosso a metà strada circa, o meglio, non proprio a metà strada, forse un terzo della strada, eventualmente tornare indietro verso valle alla gradinata spettacolare di Cascatella e poi proseguire verso il ponte. È un'altra variante sempre bellissima. Insomma, godetevi queste immagini perché ne vale veramente la pena, il posto è eccezionale, uno dei posti più belli nei dintorni di Roma. Il sentiero che porta alla Torre dell'Acqua Raminga e bisogna scendere in questo affluente che sta qua sotto, che porta ad una cascata che si getta in una gola, che poi fa da affluente al fosso dell'Acqua Raminga, si costeggia la gola e si scende giù al fosso. Questa è la spettacolare gola laterale dove si forma la cascata fossile di questo affluente che si getta qui dentro da quella parte, ma purtroppo è diventato un deposito della spazzatura. Peccato perché la gola è stupenda. Quella laggiù è la cascata fossile, adesso secca, l'ho vista una volta sola con un po' d'acqua. Diciamo che qui l'acqua viene captata per scopi agricoli, quindi molti fossi che avevano tanta acqua sono mezzi prosciugati. Però guardate che gola spettacolare, questa la devo costeggiare, arrivare alla confluenza col fosso dell'Acqua Raminga e poi scendere giù al fosso. Io tornando dalla Torre dell'Acqua Raminga mi calo qui nell'affluente e poi vado dall'altra parte a costeggiare la gola laterale. Dal sentiero che porta alla Torre dell'Acqua Raminga, che poi dalla torre riporta verso il sentiero che va sulla strada, alla macchina, si entra in questo affluente quasi sempre secco. Una volta solo l'ho visto con l'acqua. Poco più avanti c'è la cascata fossile. Vediamo se riusciamo a affacciarci sull'orlo della cascata fossile. Sarebbe questo l'orlo, ma più avanti di così non vado, la vedo abbastanza precaria come situazione. E lì starei proprio messo in una posizione alquanto insicura. Già lo sono adesso, figuriamoci se vado proprio lì in pizzo. Il tufo è troppo franante, vedete come tutto è soggetto a frane qua. Poco prima dell'orlo della cascata si entra nel bosco e si costeggia la gola laterale fino alla confluenza col fosso. E questa è la gola laterale. Molto strapiombo, ma purtroppo piena di immondizie. E qui si costeggia il bosco fino ad arrivare alla confluenza tra questa gola e la gola dell'Acqua Raminga, quindi 100 metri più avanti, 200 metri, non di più. Ho costeggiato il fosso dell'affluente, e questo è il pendio per il quale si scende giù al fosso. Sembra molto sgarrupato, ma è fattibilissimo. E da questa parte c'è il promontorio affacciato sulle due forre, quella dell'affluente e quella del fosso dell'Acqua Raminga. E qui ce ne andiamo giù per questo pendio, già collaudato varie volte, ma sempre da farci molta attenzione. Siamo arrivati all'alveo del fosso proprio in corrispondenza della confluenza, scendendo da questo pendio veramente molto sgarrupato.
Guardate qui come si presenta magnifico lo scenario, quindi questa è più o meno una zona che sta probabilmente a un terzo del percorso venendo dalla fabbrica dei fuochi d'artificio e dall'antico mulino. Teoricamente si potrebbe andare verso valle, a ricongiungersi con la serie di cascatelle e piscine naturali per poi tornare qui e rifarsi il tragitto verso Ponte Sant'Antonio. Oppure andare direttamente da qua, tornare alla macchina e andare all'antico mulino con la macchina e farselo da lì, quel tratto che porta alle cascatelle fatte a gradinata.
Io quindi qui dalla confluenza del fosso dell'acqua Raminga e l'affluente laterale sono andato verso valle fino a ricongiungermi alla gradinata di piscine naturali e ora vado verso monte, verso Ponte Sant'Antonio. Eccomi qui, non è poi così lontano da qui dalla confluenza andare verso la gradinata di piscine naturali e forse c'ha pure più senso farlo così l'acqua trekking perché venendo dalla fabbrica di fuochi d'artificio si fa un pezzo acqua trekking che non è poi così affascinante, mentre invece questa è la parte più bella. Quindi io consiglierei di venire dalla Torre dell'Acqua Raminga, scendere alla confluenza come ho fatto io, tornare indietro verso la cascatella, cioè verso la gradinata di cascatelle e piscine naturali e poi proseguire verso Ponte Sant'Antonio in questo scenario fantastico. Guardate che roba, guardate che ambiente. Solitario al massimo. Qui siamo in un punto in cui il fosso si fa meno interessante, finiscono quelle concrezioni calcaree, ma siamo in prossimità del ponte ormai. Sono tutto bagnato, ma ne è valsa la pena, ho superato tutta quella serie di concrezioni calcaree, adesso il fosso qui diventa praticamente un fosso come un altro. Ma fra un po' troveremo lo spettacolo del Ponte di Sant'Antonio, una cosa incredibile. Un ponte alto 32 metri e lungo 120 metri, uno dei giganti dell'acqua di Roma Est. Ragazzi, ho superato il ponte di Sant'Antonio, ora salgo sulla cima del ponte, dove si vede un panorama eccezionale sulla Forra e anche in lontananza su Roma.